il Gran Consiglio di Even City ordina che per crimini compiuti contro la popolazione tu venga bandito e segregato nel deserto per sempre. Ma è una condanna a morte, Vegar. Deve esserci un altro modo. Spiacente! Obiezione respinta. Il mostro dell'eco oscuro è pericoloso. Ora gettate il carico! Io sono indignato! Sono veramente senza parole! Anche se avrei qualcosa da dire. Qui non sono tutti d'accordo con questo ridicolo... decreto! Sì, vogliamo un'altra votazione! Oh, vedo che avete voglia di unirvi a lui. A pensarci bene, non siamo così indignati. Addio, Jack, non prendere troppo sole. Bevi molta acqua, se riesci a trovarla. Jack! Vai, torna in città, Dex. Mi spiace, il consiglio è troppo potente. Non ho potuto fare niente. Lo so. Non devi morire, mi hai sentito? È un ordine. Qualcuno ti troverà, te lo prometto. Posso ripregarsi ad avere pietà di te. Dexter! Non ringraziarmi, Jack. Sono qui solo perché so che non sai stare senza di me. Ok, amico mio, tu ci hai messo in questo casino. Ora devi tirarci fuori. Ah, siamo o non siamo una squadra? Va bene, ora muoviamoci. Ma dove si va? Da quella parte! Oh, perché tu sai dove dobbiamo andare, vero? Lo so meglio di te, becco storto. Ah, su, sbrighiamoci. Lo vedi? Tutta colpa della tua stupida idea. No, la colpa è tua! Solo un cretino come te poteva pensare di dire andiamo con lui, saremo più forti insieme. Io dico che moriremo insieme. Non posso credere che la gente ci odi. La città è salva grazie a noi. Jack, la città è divisa. Dei nuovi bot della morte Crimson controllano una parte vitale della zona industriale. I miei uomini subiscono gravi perdite. Le guardie Crimson hanno un nuovo capo. Stiamo cercando di scoprire chi sia. Anch'io ho delle brutte notizie. Un gruppo di teste di metallo sopravvissute si è concentrato in un'altra zona della città. Ma abbiamo distrutto Kor! Le teste di metallo più forti però sono sopravvissute. Perciò la battaglia per la città è appena iniziata. Per la gente sei tu il responsabile. Bravo! Bel piano, Jack. Mi ci vuole un riposino. Solo un breve sonnellino. Ah, questo uccello è stracotto ormai. Il palazzo. Rapporto! Si mette male. La città è un campo di battaglia. I bot della morte meccanizzati sono nella zona industriale e le teste di metallo sopravvissute controllano la zona ovest. Perdiamo terreno su tutti i fronti. Vista l'emergenza, il consiglio si riunisce stanotte. Si parla male di te, Jack. Sai cosa pensano? Le teste di metallo sono entrate in città perché sei amico di Crew. Ma tu non ci credi, vero? Il passato ormai è passato. Ora le teste di metallo stanno attaccando il palazzo. Stanno cercando qualcosa e non ho idea di... Sembra che abbiamo trovato degli esseri viventi. Beh, più o meno. Ecco da dove veniva quel segnale. Chi ti ha dato questo? Li porteremo con noi. Su, muovetevi. Sento aria di tempesta.
adoro l'acqua. Buona. Deserto, cattivo. Bene, siete resuscitati, non è così? I miei monaci erano pronti a pregare per voi. Io sono Damus, re di Spargus. Spargus? Scusa, ma non c'è niente oltre le mura di Even. Non certo una città? Ah, sì. Noi siamo i dimenticati. I rifiuti di Even City. Gettati via, lasciati morire, proprio come voi. Ma ora che siete stati salvati, appartenete alla gente di Spargus. E vi useremo a dovere. Beh, sempre se valete qualcosa. Ehi, questa storia non mi piace, amico. Voi non siete nella posizione di scegliere. Qua ogni cosa deve essere utile, altrimenti è un peso morto. Dimostrate il vostro valore, oppure il deserto sarà la vostra tomba. Sei sempre così gentile con le persone che incontri. Il deserto è spietato. Qua contano solo la forza e la capacità di sopravvivere. Vedremo presto se siete in grado di starvi. Completate l'addestramento, poi recatevi all'arena. Se ne uscirete, conquisterete la possibilità di restare a Spargus. È molto semplice, mi pare. E che succede a quelli che non riescono a uscirne? Niente, come se non li avessimo mai trovati. Era quello che temevo. Salute a tutti i cittadini di Spargus! Benvenuti nell'arena della morte, dove possiamo vedere combattenti passare addosso per la paura. Quest'oggi metteremo alla prova due nuovi arrivati, che combatteranno per dimostrare di meritarsi un posto tra di noi. Diamo il benvenuto a Jack e al suo stravagante animale parlante! Hacker, che ci fai qui? Eri sparito. Damus dice che sono il suo nuovo consigliere. Dice che la mia saggezza gli servirà. Oh sì, e Damus dice anche che probabilmente oggi voi due morirete nell'arena e spera che la vostra morte sia... Vuoi smetterla? Damus sa parlare da solo. Ha ragione, probabilmente voi morirete. E inoltre Packer è il mio nuovo consigliere. Al contrario di voi, qualcuno apprezza le mie capacità. È meglio che lavorare per vivere. Ho già visto qualche combattimento. Oh, non è un bello spettacolo. Ah, perché tu invece? Si dia inizio ai giochi! I candidati hanno vinto la sfida. Esatto! Siamo forti! Non hai scordato i miei insegnamenti, Jack! Tutti sanno fare quei quattro salti. Ora vediamo come va contro altre creature. Sistemate i formatori di materia. Preparate l'arena per il combattimento. Preparate l'arena per il combattimento! L'ho già detto io. Lo so, stavo solo precisando. Sa come si fa quando... Beh, non importa. Preparate i guerrieri! Vuol dire che ora dobbiamo combattere contro persone vere? Con delle armi vere? Che possono ferire davvero? Bene, fateli entrare. Ok, l'avete voluto. Io sto sulla sua spalla.
qualcosa, razza di animale? È stato contaminato dall'eco oscuro, mio signore. Il ragazzo perde il controllo quando si arrabbia, quindi lasciatelo stare. È un consiglio da amico, date retta a me. Ah, allora è pericoloso. Potrebbe esserci utile. Per il tuo coraggio meriti il primo amuleto di guerra. Se riesci a vincere altri due combattimenti nell'arena, potrai diventare cittadino di Spargos. Ecco un lasciapassare con cui puoi entrare e uscire dalla città. Sappi però che non esistono rifugi fuori da queste mura. Il deserto è più pericoloso di me. E per la tua vittoria sarai ricompensato con una pistola. Oh, bene! Così che si parla!